Focus, finestra aperta sul territorio. Carissimi amici radioascoltatori, un caro saluto a tutti voi da Denise Arcieri. Il prossimo sabato 27 ottobre si svolgerà presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa in via Guglielmo Nicastro 50, a partire dalle ore 8:30 fino alle 15 circa, un convegno sulle fake news legate alla salute dal titolo Comunicare in sanità, il vero o falso. L'iniziativa è promossa dall'Ordine dei Medici di Ragusa e dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute della Diocesi di Ragusa in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Abbiamo il piacere di avere oggi in studio la dottoressa Rosa Giaguinta, presidente dell'Ordine dei Medici di Ragusa e anche membro dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, e don Giorgio Occhipinti, direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute, con cui appunto approfondiremo questo argomento. Bentrovati e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie di questa opportunità che ci date di presentare questo convegno, grazie. Don Giorgio Occhipinti, siamo in un momento storico particolare in cui appunto lo spirito critico sembra essersi pesantemente assopito. Cosa sta sottovalutando l'uomo moderno quando anche appunto facciamo riferimento alla postmodernità, alle fake news? Beh, l'uomo moderno sta sottovalutando intanto non solo i rapporti umani, ma anche, come nel nostro caso, il rapporto con il proprio medico di famiglia, che invece una volta era veramente valorizzato tantissimo. Per cui oggi ci ritroviamo a dipendere in tutto e per tutto, per qualsiasi informazione, da internet e dai social network, perché queste sono ormai diventate le forme per qualsiasi informazione, per qualsiasi notizia, per qualsiasi cosa di cui noi abbiamo bisogno. Certo, la gravità purtroppo la si nota non soltanto riguardo alle dipendenze dai social network, che ormai sono diventate all'ordine del giorno, ma soprattutto perché dai social network si attingono tantissime fake news, le famose bufale di cui si parla, e soprattutto riguardo la salute. E infatti ci ritroviamo poi fake news su erbe oppure delle spremute particolari che addirittura guariscono il cancro. Questo ho voluto citarne soltanto una, ma vedete che sono infinite. Ci sono erbe miracolose, frutti, cibi. Poi un altro aspetto che anche non bisogna sottovalutare è quello delle diete fai da te, e ormai soprattutto i ragazzi, i giovani attingono, per quanto riguarda le diete, tutto dai social network e da internet. Per cui mi ritrovo anche ragazzi che per esempio fanno delle diete per 10 giorni di seguito a base di frutta, mangiano soltanto frutta, danneggiando ovviamente il proprio fisico. Qualcuno fino a ieri mi ha chiesto, ma lei ha perso 20 kg, ma si è servito di qualche dieta che c'era su internet? No, ho detto, io il dottor Google non lo consulto, io c'è una dietista che mi segue e ovviamente seguendomi mi dà tutte le indicazioni per poter non solo togliere i chili, ma per avere un'alimentazione sana e corretta. Allora, già questo ti insegna quello che succede. Cioè, ognuno veramente si serve con la sua testa e soprattutto dipende in tutto e per tutto dai social network, anche per quanto riguarda la salute. Vuole aggiungere qualcosa, padre? Non so. Ma io aggiungerei a questo soprattutto un messaggio rivolto non soltanto ai giovani, ma a tutti, adulti e giovani. Ricordate che è importante fare riferimento per qualsiasi, prima di assumere qualsiasi farmaco, anche per un banale raffreddore, per un'influenza, oppure, soprattutto quando parliamo di diete, di consultare sempre il medico di famiglia. Mai assumere un farmaco fai da te, perché ti è consigliato da un amico, perché ti è consigliato da internet, da Facebook, ma andare alla fonte. La fonte è il medico di famiglia. Questo è proprio basilare, cioè importantissimo per curarci per bene, e non fidiamoci di tutte queste ricette che ci vanno propinando come le catene di Sant'Antonio. Grazie padre Giorgio. Grazie a voi. Diamo adesso la parola alla dottoressa Rosa Giaguinta. Dottoressa, com'è nata l'idea di realizzare questo convegno? Ci racconti? E intanto la ringrazio per questo invito che mi dà l'opportunità di trattare, di raccontare di questo evento, di come nasce e delle motivazioni che ci hanno portato a organizzare questo convegno Comunicare in Sanità, il vero e il falso, fake news e salute.
Noi siamo partiti da una iniziativa della nostra Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri. C'è l'esigenza di recuperare il rapporto di fiducia con i pazienti, oggi fortemente minato da queste comunicazioni che ritroviamo su internet e sul web. Siamo stati l'Ordine di Ragusa, uno dei 31 ordini d'Italia che ha aderito a maggio a questa campagna. Probabilmente molti di voi avranno visto questi cartelloni giganti che sono stati messi nelle città di Ragusa, a Marina di Ragusa, Comiso e Vittoria. È stata una campagna, diciamo, shock, perché presentavano delle lapidi con delle frasi che facevano riferimento al fatto che le false notizie possono avere un esito infausto. Quindi penso che hanno colpito particolarmente chi le osservava. Noi abbiamo voluto aderire perché riteniamo e ci crediamo che sia una tematica importante, che sia una tematica che non si esaurirà molto brevemente. Perché quello che è importante, sì, colpire così con queste immagini shock è stato un momento di inizio, ma poi il nostro interesse è quello di creare una rete di informazione che sia valida, seria, validata scientificamente. Infatti questo convegno nasce all'insegna di una forte collaborazione che richiediamo anche alla stampa e ai mezzi di comunicazione. Siamo professionisti, medici e giornalisti con pari dignità. E abbiamo un ruolo, diciamo, etico, un dovere deontologico di essere trasparenti, di essere validati scientificamente con l'utenza, con i cittadini, con i pazienti. Quindi l'abbiamo voluto alla luce di questa forte e stretta collaborazione con la stampa. È un evento che è accreditato sia per medici che per giornalisti, perché riteniamo che sia importante questo scambio di notizie. E pensiamo anche che, e aspettiamo delle proposte da parte di voi giornalisti, che magari ci impegnino a favorire quella che è la verità. Noi siamo disponibili a lavorare assieme. Ci spieghi adesso nei dettagli in che modo sarà articolato il convegno, quali argomenti saranno affrontati nello specifico da diversi esperti coinvolti e che approccio intendete usare appunto per affrontare questa problematica? Allora, questo evento è abbastanza articolato e faccio una brevissima nota, diciamo, introduttiva su quelli che sono anche i dati statistici che sono, diciamo allarmanti, che ci hanno spinto a trattare diversi aspetti in questo convegno. Il Censis Assosalute del 2017 ci dice che sono stati 15 milioni gli italiani che si sono rivolti al web per avere informazione sulla salute. E di questi 8,8 milioni si sono imbattuti in false notizie, nelle cosiddette fake news. E ancora sempre da questa statistica, 3 milioni e mezzo di genitori hanno trovato indicazioni non corrette per i loro bambini. Già questi dati ci sono sembrati allarmanti, significativi e allarmanti. Infatti, questo evento lo abbiamo voluto articolare trattando diversi aspetti. Siamo partiti un po' dai dati statistici cui ho accennato, ma partiremo anche da quelle che sono le radici della cultura dell'inganno. Ovviamente la falsa notizia non è cosa di oggi, pensiamo ai ciarlatani che si mettevano in piazza, sui tavoli e vendevano questi prodotti miracolosi, ma allora ovviamente erano dei fenomeni molto limitati, perché ovviamente ci voleva del tempo per queste persone di spostarsi da un posto all'altro. Oggi quella che è l'accessibilità veloce a internet ha facilitato e velocizzato la comunicazione, quindi è un fenomeno vecchio che per oggi si veste di nuovo e di aspetti molto allarmanti. La velocità appunto della comunicazione. Tratteremo anche l'aspetto il giornalista come comunica le informazioni in sanità, quindi avremo le esperienze di un nostro collega che si occupa appunto di questo. Un altro aspetto che noi consideriamo anche importante è l'aspetto antropologico. Perché la nostra società moderna? Perché noi temiamo la malattia? Perché vogliamo guarire a tutti i costi? Non che non sia un diritto sacrosanto del soggetto che soffre di cercare aiuto, assistenza, di guarire. Però è a volte come esorcizzare queste paure raccogliendo notizie che ci rassicurano e che quindi hanno una trama anche narrativa molto semplice. Noi, se accogliamo una notizia del genere, probabilmente, lo dico così in senso generale, perché siamo già pronti ad accoglierla, quindi è più facile accettare una notizia che ci porti del bello senza faticare e quindi siamo più predisposti. Questo forse è un fenomeno di oggi, un fenomeno trasversale.
Quindi quello che è importante è cercare di accrescere poi il senso critico delle persone, quindi aiutarle, e in questo la stampa, il giornalismo sicuramente ci potrà dare una forte mano d'aiuto, in modo tale che le persone, non vogliamo che non accedano a internet, ma che lo spirito critico, che possono insomma discernere bene, capire e quindi fare una divisione tra quello che può essere vero e quello che può essere falso. Non possiamo chiudere i computer, che tra l'altro sono degli strumenti di lavoro, di comunicazione molto importanti. Poi avremo degli specialisti che si occuperanno in particolare, tratteranno quelle che sono le notizie false su temi che toccano punti delicati della nostra salute, quindi avremo l'oncologo, e questo tocca l'aspetto emotivo molto delicato, sono patologie ovviamente che si curano, a volte si guarisce, a volte no, allora è giusto che venga spazzata via la falsa illusione. Si parlerà delle allergie, delle intolleranze alimentari. Anche queste c'è molta fantasia e molta speculazione, anche economica, pensiamo. Le vaccinazioni, oggi un tema caldissimo che probabilmente è stato anche oggetto di una strumentalizzazione politica forse, ma chi può dire che i vaccini non abbiano salvato tante vite umane? Pensiamo al vaiolo che è scomparso. Non si vaccina più per il vaiolo, questa è una malattia eradicata completamente, addirittura si parla anche di distruggere questi ceppi che sono rimasti in alcuni laboratori, credo negli Stati Uniti d'America, proprio perché la malattia non esiste più, così come si pensa di eradicare l'epatite B, quindi altre malattie. Non nascondiamoci che quella dei vaccini probabilmente ha tirato fuori le cosiddette teorie del complotto di cui si parla tanto e che ha colto in internet quelle che sono i riflessi delle camere d'eco. Perché ovviamente le ipotesi che si fanno è che quando andiamo su internet o siamo iscritti a un gruppo, per esempio su Facebook, tendiamo ad aggregarci a persone che magari la pensano come noi, quindi facciamo famiglia. Allora se uno di noi tira fuori una notizia e abbiamo fiducia, abbiamo amicizia verso questa persona, magari siamo portati a dire sì, ma veramente la notizia è vera. Quindi cerchiamo di accrescere invece lo spirito critico, per cui pur volendo bene al nostro amico, però dobbiamo cercare di dividere il vero dal falso. Ci occuperemo anche di odontoiatria, perché anche qui qualcuno dice che i colluttori fanno male al cuore, diciamo che non è così. O la genetica, anche qua ci sono delle false illusioni, pensando che la genetica possa fare diagnosi di tutto, possa darci l'eternità. Queste notizie vanno un pochino sfalsate. E poi avremo l'importante intervento di un past president dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, il dottore Riccardo Arena, che è stato anche ospite, credo, qui in zona, in provincia. Ha ritirato anche dei premi importanti, quindi un personaggio, diciamo, di spicco che ci potrà dare anche il suo pensiero su quella che è l'importanza del giornalista, perché questa è una giornata che vogliamo condividere, non siamo noi i protagonisti, siamo co-protagonisti assieme agli operatori dell'informazione. Quindi in definitiva riportare fiducia nel rapporto medico-paziente. Questo è il fine principale dell'evento. Le fake news legate alla salute ovviamente sono prive di fondamento scientifico e molto pericolose, ma secondo lei da cosa sono accomunate? Sono accomunate dal fatto che sono notizie, come dicevo precedentemente, semplici nell'accoglienza, hanno una trama narrativa a cui viene facile credere, che non impegna il nostro pensiero, probabilmente ci siamo anche impigriti un po' mentalmente, ci danno la facile soluzione, ci danno sicurezza, soluzioni semplici, facili, la garanzia che quell'evento negativo per noi sarà completamente risolto. E questo lo desideriamo tutti quando abbiamo un problema di salute, ma dobbiamo essere prudenti. Il calderone delle fake news legate alla salute è vasto e variegato. Facciamo qualche esempio. Magari citiamo qualche esempio, sì, magari. Per esempio i vaccini danno l'autismo, ma questo non è scientificamente provato. E seppure facendo delle vaccinazioni, magari su 10 milioni di vaccinazioni ci può essere un evento avverso, ma consideriamo tutte le migliaia di eventi avversi che evitiamo vaccinando i nostri figli o facendo delle vaccinazioni anche in età adulta. Io posso portare l'esempio per quello che è la nostra pratica clinica, per esempio il medico di famiglia che vaccina le persone anziane o le persone con patologie croniche per l'influenza. Ma quanti pazienti ormai hanno l'influenza, quella veramente, sono diminuiti, statisticamente abbiamo meno casi di influenza. E quindi questo significa che abbiamo salvato un paziente diabetico da una complicanza che possa interessare il suo cuore, quindi questo è molto importante per noi, contano i numeri. Tra gli effetti collaterali, mi permetta di definirli così, ansia, paura, ipocondria. Sicuramente. E cosa si sente di aggiungere?
Ma gli effetti collaterali sono sempre legati al fatto che forse la nostra società allontana l'idea della malattia, della morte. Probabilmente c'è anche questo aspetto oggi, diciamo, un aspetto antropologico da non sottovalutare. Per cui, a mio parere, è quello che avvicina il soggetto alle fake news, perché, diciamo, rifiutiamo l'idea di un qualcosa che possa farci del male, ma perché non lo conosciamo. E allora noi dobbiamo cercare di acculturare noi, di alfabetizzare anche quella che è la nostra utenza, per cercare di non avere paura e avvicinarsi serenamente al medico di famiglia o qualche volta anche al farmacista, quando ci sono proprio piccoli malesseri, per cui anche l'automedicazione ha un suo valore, ma sempre consigliate eventualmente da persone qualificate. Noi siamo appunto quello che comunichiamo, la questione chiama in causa tutti. Da dove bisogna ripartire? Bisogna ripartire dal diffondere l'idea che la scelta di un medico è una scelta fiduciaria. Quindi bisogna partire dalla relazione, bisogna partire dalla parola. Se il paziente ha un dubbio, qualcosa che lo angoscia, noi siamo, credo, tutti i medici sono disponibili a questa, quella che è la loro missione. Credo che la missione del medico sia quella dell'ascolto, non solo di curare, ma di prendersi cura. Quindi ritornare a quell'idea che c'è chi ci ascolta, che capisce anche le nostre paure, perché a volte è solo una questione di sentirsi capiti, compresi, pensare che c'è qualcuno che ci guarda negli occhi e raccoglie il nostro disagio. Quindi bisogna partire dalla relazione personale. Ma com'è cambiato il ruolo del medico in questo contesto specifico della postmodernità e anche il rapporto, com'è cambiato il rapporto medico-paziente oggi? Ma il rapporto medico-paziente è, diciamo, che è cambiato proprio perché il paziente ritiene di poter essere autosufficiente molto spesso, quindi si è un po' persa la fiducia. Vuole ascoltare, non dico che guarda con sospetto, però non è più il paziente di una volta che si affidava completamente al medico, appunto perché si pensa che guardando, leggendo, informandosi su internet, noi diveniamo padroni di quella che è la conoscenza medica. Ma lo si dice, lo dicono tante persone, lo ripeto pure io, il dottor Google non ha fatto il corso di laurea in medicina che richiede 6 anni di studi e le varie specialità dai 4 ai 5 anni. Credo che non abbia questi titoli, per cui se abbiamo questo titolo, o molti colleghi ce l'hanno, un motivo ci deve essere. Dobbiamo comunicare questo al paziente e dargli più tempo d'ascolto, quindi magari avere meno fretta quando siamo di fronte alla persona sofferente. È importante fare rete, anche lei poc'anzi sottolineava quest'urgenza. Quali sono, a suo avviso, però, i punti focali, cardine, che tutti i responsabili della comunicazione e dell'informazione dovrebbero seguire per un'etica condivisa della verità? Ma a questo proposito ho detto che siamo, questo evento parte dall'idea innanzitutto che siamo operatori, medici e giornalisti di pari dignità e di pari importanza. Quindi cercare di costruire un cammino assieme. In alcune realtà hanno scritto anche delle carte, hanno formulato delle carte, cioè vedere anche un territorio di che cosa può avere esigenza e quindi ascoltare la disponibilità del giornalista, che comunque dà già molto spazio, questa trasmissione ne è un'ampia dimostrazione, e anche noi medici siamo disposti ad avvicinarsi al mondo dell'informazione e io mi permetto di dire, anche se diciamo non è nel tema, anche dell'istruzione. Ricordiamo che sanità, istruzione e comunicazione sono i tre pilastri fondamentali della società. Quindi questa rete che va strutturata, si possono rilevare le criticità, si potranno fare delle proposte, noi ci auguriamo che venga rafforzata. Questo sempre nell'idea di aumentare lo spirito critico delle persone. Se facciamo fronte comune, ovviamente gli altri ci guarderanno in maniera diversa. Qual è dunque, dottoressa, il presupposto fondamentale, secondo lei, per favorire l'alfabetizzazione sanitaria? La parola, la comunicazione, l'essere insieme, perché questo dà fiducia. Se io dico esprimo un mio pensiero e poi questo viene sostenuto, che so, da una trasmissione televisiva, una trasmissione radiofonica, questo crea forza, perché abbiamo una parola comune, una parola condivisa. Oltre a che combattere le fake news, appunto, come lei ha sottolineato, occorre concentrarsi sulla corretta comunicazione e farlo tutti insieme. Mi piacerebbe concludere questa intervista con un suo consiglio utile per i radioascoltatori. Il mio consiglio è quello di, intanto, quando hanno un problema di salute, rivolgersi al proprio medico. Il primo gradino, diciamo, il primo approccio è il medico di famiglia, che poi saprà indirizzarlo ad eventuali problematiche.
ed esprimere tutto quello che si sente, perché a volte le storie dei pazienti non sono solo il sintomo, ma anche tutto quello che ci può stare attorno, il disagio personale. Quindi è importante che si riparta, a mio parere, da qui. Noi in questo evento abbiamo voluto anche coinvolgere, a parte i giornalisti, abbiamo invitato anche le associazioni. Quindi vogliamo fare un fronte comune, cioè riteniamo che sia quella poi la carta vincente, e cercare di aumentare la fiducia tra i nostri pazienti, questo, no? Recuperare questo rapporto che sembra ormai minato, c'è un po' di aggressività a volte perché siamo stanchi, forse stressati, le liste d'attesa ovviamente non sempre le gradiamo, e questo giustamente sono delle criticità che non sempre noi magari riusciamo a risolvere. Quindi dobbiamo anche ascoltare e pazientare quando il paziente ci dimostra questi disagi, che vanno magari fuori dal contesto proprio del disagio stesso, della malattia, però è tutto poi un discorso di accoglienza, quindi ascoltare a 360 gradi qualsiasi problematica ci venga posta. Io ringrazio la dottoressa Rosa Giaquinta per essere stata con noi. Ovviamente Radio Caris continuerà ad occuparsi di questa problematica e i nostri radioascoltatori, per qualsiasi dubbio, magari possono anche loro lanciare qualche domanda, no? Sì, questa è io la ringrazio intanto per quella possibilità di avermi dato di presentare questo convegno. Questo è anche importante perché poi il paziente, l'utente è quello che deve porci anche le domande, sì. Quindi possono chiamarci per qualsiasi dubbio. Sicuramente. Saremo disponibili anche a mettere a disposizione i nostri professionisti per tematiche particolari su cui anche le persone hanno delle richieste o domande o chiarimenti da fare. Grazie dottoressa. Grazie a lei, grazie a lei. Io saluto tutti i radioascoltatori, a presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio.